con l'assessore alle pari opportunità Lucia Basciano per parlare di una iniziativa importante che riguarda una rivisitazione del concetto di cultura della pena detentiva, che non è appunto solo detentiva, ma anche volta al recupero e al reinserimento dei detenuti nella società, con la presentazione di questo testo domenica 29 agosto alle 18:30 al Fusaro, al Palazzo dello Strichina con Don Raffaele Grimaldi, l'ispettore dei cappellani delle carceri d'Italia che da tempo si impegna sotto questo aspetto. A Bacoli già si era realizzato qualcosa in tal senso. Sì, come assessorato alle pari opportunità e come servizi sociali, noi stiamo svolgendo un percorso di recupero e di reinserimento di tutti coloro i quali hanno in qualche modo avuto una condanna o sono per avere una condanna. Noi abbiamo stipulato con il Tribunale Civile e Penale di Napoli una convenzione attraverso la quale cittadini che, ad esempio, hanno commesso un reato contravvenendo alle norme del codice della Quindi strada, reati minori, reati intendiamo. minori certamente, o che chiedono di subordinare la sospensione della pena allo svolgimento della messa alla prova, noi siamo aperti e quindi sottoscriveremo questa convenzione, siamo aperti a questa iniziativa che consentirà a cittadini che hanno svolto, ripeto, hanno fatto dei reati minori, anziché di avere pene detentive o possono completare pene già svolte attraverso questa messa alla prova presso i nostri servizi sociali. Questi cittadini verranno inseriti in una serie di progetti che riguardano, ripeto, l'ambiente, i servizi sociali, gli anziani, la biblioteca, la cultura, l'ambiente. Quindi tutto questo consentirà loro di sviluppare nuove competenze, di trovarsi in ambienti positivi e che li Favorire, diciamo, il loro recupero. spingeranno, li coinvolgeranno in iniziative positive che saranno senz'altro per loro più coinvolgenti e più utili. Di fare dei percorsi che saranno sicuramente più pesanti, quali quelli detentivi o quelli di pagare grosse pene Tra l'altro, pecuniarie. domenica 29 ci sarà ospite al Fusaro, oltre che Don Raffaele Grimaldi, anche il direttore del carcere penitenziario di Nisida. E magari questo protocollo che ha attuato a Bacoli potrebbe essere in prospettiva, potrebbe estendersi anche per carcere minore in Nisida, oltre al carcere penitenziario femminile Sì, di Pozzuoli. noi siamo assolutamente aperti perché, ripeto, la nostra idea è che i cittadini devono avere possibilità, i cittadini devono essere inseriti in ambienti ed in percorsi di recupero e di reinserimento. Quindi io ho già parlato durante una cena con la direttrice di Pozzuoli e ci siamo dichiarati disponibili a percorsi di lavori di pubblica utilità per le detenute di Pozzuoli. Chiaramente il percorso e il discorso si potrà aprire anche con il direttore di Nisida. Tutto questo, ripeto, nasce proprio da una nostra idea di socialità, di cultura e di percorsi nuovi, culturali di reinserimento per coloro i quali ne hanno necessità. Allora, appuntamento a domenica 29 agosto, ore 18:30, presso il Palazzo dello Strichina. Grazie all'assessore Lucia Grazie Basciano. a lei.